Ma no, comunque tornando un regolamento a parte, per dire, se la, allora, tornando a cose serie, se l'Avellino non vince con lo Spezia, sto fatando tanti amici stasera. Se l'Avellino non vince con lo Spezia, possiamo superare la Provercelli, se la battiamo, e l'Avellino, va bene? Questo è un primo ragionamento. Ne manca una. Ne manca una però. Qual è? L'Endella. Asculi. No, l'Asculi è praticamente salvo. Raga, talmente non mi interessa che sono convinto che è finita. Però la prova, perché cambia allenatore a due giornate dalla fine? Cioè che sta nella stessa situazione. Perché hanno perso 5-1 e secondo me hanno pensato che i giocatori quel giorno hanno mollato. Dicevo, una squadra comunque è il Perugia fuori casa e sicuramente quella il Perugia non molla. Però l'Endella, ripeto, non deve arrivare neanche a 43, perché a 43 con noi è matematicamente in vantaggio. Quindi poi dopo, se fa due pareggi l'Endella, noi siamo comunque retrocessi, perché anche se arriviamo a 43, il che non è facile, perché arrivando a 43 con l'Endella, l'Endella si salva. Io non mi appassionano, infatti non mi ricordo. Si è capito perché non ci ricordiamo neanche di non mi appassiona questo ragionamento, perché non ho visto le ultime partite, non le ho memorizzate. Se ti ricordi, le tabelle serie le abbiamo fatte prima delle ultime serie. Ma la speranza ce l'abbiamo avuto quando abbiamo vinto. Ammesso che fossero serie, però prima del l'hai fatte tu? Prima del perché io ti ho detto che eravamo retrocessi dopo Ascoli. Però dopo, dopo la vittoria del Perugia ci abbiamo sperato. Dopo la vittoria del Perugia stavamo veramente in corsa. Io avessi vinto col Pescara? Per onor di trasmissione, ti ho detto, adesso se vuoi dare un senso alla stagione devi vincere col Pescara, puntualmente ne hai presi 3 a 0 in casa, due sono state le possibilità di recuperare, quella partita Ascoli e l'abbiamo fallita, e quella in casa col Pescara. Ma Pescara anche quella è stato l'ultimo treno, Pescara è stato l'ultimo anche treno. Quella di Carpi, diciamolo chiaramente, una società seria se la comprava. Adesso sto scherzando, sto scherzando chiaramente, però avrebbe trovato le motivazioni diverse rispetto a quelle del Carpi, no? Certo, Carpi ha fatto, Carpi ha fatto una vittoria con noi, poi non aveva fatto un paio di punti da lì. Secondo me, a parte la sciocchezza che hai detto tu, era uno scherzo, secondo me col Carpi la partita si avviava all'1-1, perché le due squadre erano entrambe soddisfatte del risultato. È entrato quel simpaticone di Congas che l'ha vinta lui la partita. Guarda che lo dico, perché me l'ha detto un giocatore. Ha detto: questo è entrato indiavolato per far, e ci diceva: vi faccio retrocedere. È 1-11. Però ha fatto il gol. Ah, va bene, ma una squadra seria, se lo vedono indiavolato, gli dà due steccate. Peccato che non è una squadra seria. È quello che dicevo prima. Gli dà due steccate e Congas finisce la partita. È quello che dicevo. A parte che si è dopo un minuto che era entrato, secondo me non hanno fatto neanche il tempo a fermare. Diciamo le cose chiaramente. Anche in questo ultimo periodo, in cui abbiamo visto dei risultati migliori sicuramente rispetto a quelli precedenti, gli appuntamenti fondamentali ha fallito tutti. Ascoli l'ha fallito, Carpi l'ha fallito, Foggia in casa l'ha fallito. Anche quella, anche Perugia, però non anche allora, io ho sempre detto, se vi ricordate, il Perugia è una partita a parte, non c'entra la classifica, non c'entra niente, c'entrano gli attributi. Ce l'abbiamo avuto, dici tu? Beh, direi di sì. Questa stagione vergognosa e disastrosa è stata l'unica luce, l'unico momento di luce. Gioca la penultima giornata, attendiamo, non lo sappiamo, il responso di Alessio. No, però dopo non voglio neanche parlare del Pescara, perché la partita del Pescara sarà qualcosa quella di, si vince nel tunnel, qualcosa di si vergognoso, si vince nel tunnel quella partita. Dai. Per cui tutti gli appuntamenti fondamentali per poter riaprire un briciolo di speranza sono stati miseramente falliti la summa delle cavolate commesse ad Ascoli, che io ribadisco, se ero presidente non facevo rimontare le cagne del pullman. Però è vero, ma dopo Ascoli comunque a un certo punto vorrei anche fare un discorso su De Canio, no? Perché sicuramente è meglio De Pochescio, certo. Su questo non ci piove, ma non ci vuole tanto. Parte che non ci vuole tanto, ma tutto, siamo così convinti che sta facendo tutto bene su De Canio. No, io ce ne avrei tante di critiche da muovere da quando sta a terra. Non ha fatto tutto bene. No. Ho fatto una domanda. No, perché qualcuno lo dice. Posso detto, perché abbiamo un grandissimo tecnico. Sicuramente è meglio De Pochescio, su questo non ci piove. Però un grande professionista, un allenatore con una grande carriera alle spalle, un buon allenatore. Però intanto secondo me non si è calato perfettamente all'interno dello spogliatoio, perché è entrato in modo un po' troppo e te la dico grossa, secondo me Pochesci è inferiore a De Canio in tutto, ma la lettura della partita no, la lettura della partita non è inferiore, perché secondo me certe baggianate, tornando a studio termine, che ha fatto De Canio, Pochesci non avrebbe fatte. O tanto per fare un esempio, Mondalto
Secondo me non lo levava neanche mio nipote di 15 anni, era Ascoli, perché ti rendevi conto? Cioè, adesso è vero, non è la Neanche a sua intenzione, Venezia. ma Mondato l'ha detto lui. E poi Ma neanche a comunque, Venezia. a Venezia non l'ha fatto giocare insieme a Tremolata, Angiulli non ha giocato tante partite, Carretta in tante partite che in contropiede ci avrebbe fatto comodo, Ma si sono perché? costati i punti quelli. De Cani è un allenatore, come hai detto tu, sicuramente serio, sicuramente preparato, sicuramente ha dato il, come dire, il Anche con senso, un certo carisma in sì, e generale. ha dato un'immagine da un punto di vista proprio, come dire, anche estetico, Sì. nettamente migliore a questa società, che lo deve ringraziare, perché prima, diciamo, c'era un personaggio che, Appunto. ecco, però, come dite voi, non ha dato quel qualcosa in più che magari tutti ci saremmo aspettati, perché allora l'anno scorso è vero che la squadra era mentalmente più forte e non c'era discussione su questo e si mise a gennaio mano al portafoglio, però Liverani ci mise molto del suo, Liverani non sbagliò niente. ha fatto una formazione, ha fatto già sempre quelli. Ecco, non sbagliò Ma niente, mentre invece Popesce ha sbagliato e mentre invece, scusa, De De Cani ha Canio ha fatto degli sbagliato, errori, ha fatto anche sia errori. chiaro, per carità. Però Noi non non è lui. retrocediamo per De Canio, eh? Bravo, bravo. Anzi, io direi, facciamo l'ultimo titolo, Provercelli Avellino per chiudere, dopodiché facciamo la pubblicità e chiudiamo con un altro titolo che lo aggiungo io, Bandecchi, due punti, Emmo, punto di domanda, quello è il prossimo titolo. Però prima, Che significa veloce, mo? Spiego Emmo che vuole, che vuole per fa? quelli che ci Ma guardano da dopo, fuori dopo. Terni, E no? adesso, e ora, come la mettiamo? Che Ti va mo? Ma che è bene? proprio un giallotto. Ti insulta continuamente, Ah, dimmi vedi, qua. c'era anche Fischi per un fischio per Bandecchi. Bandecchi, vedi? Hai avuto fa sta cosa e Bandecchi e mo? Hai avuto fa per forza? Va bene. Guarda che vai in onda. Guarda, sto zitto perché sennò mi querela, perché dopo ci stanno le prove. Va bene, vogliamo parlare dell'Avellino del Provercelli? Abbiamo detto, mi sembra, no? Che non è che ci siamo. Secondo me le possiamo vincere tutte e due. Certo. La Provercelli forse ha mollato rispetto alla partita con Spezia, sicuro. Però, come dici tu, ha ricambiato allenatore. Che ne so questi che vogliono. Ci credono ancora. Ma Se secondo me ci non crede siamo l'Arena, ci crede scarsi. pure Ma secondo me non la siamo scarsi. Provercelli. Ma anche la Provercelli. Comunque, guarda. Però, ascolta, Una non partita tra succede. scarsi, Sentimi. eh? No, Che bello però spettacolo, ascolta. sabato, ma ci guarda, non c'è più impegno. Visto che dobbiamo parlare di Provercelli e Avellino, secondo me se vinciamo con la Provercelli e dovessero concatenarsi una serie di risultati, l'ultima con l'Avellino in casa puoi vincerla. Gigi, la E perdi per allora, un senso di masochismo. senti, Henry, allora Gigi ce l'ha tirato per i capelli. L'unica possibilità, chance che ci abbiamo, però veramente non è il caso di parlare, però lo diciamo per dovere di cronaca, è che siccome l'Avellino gioca venerdì, con lo Spezia, noi dobbiamo sperare che l'Avellino non vinca con lo Ecco, Spezia. quello dico. Allora, se l'Avellino vince, è finita. Proprio Certo, è non puoi finita. Non c'è. raggiungere le tre Se squadre. venerdì l'Avellino non vince con lo Spezia, ipotesi che nel calcio Ci può sta. succedere tutto, ma mi pare abbastanza improbabile, allora potrebbero cambiare molte cose. Però Però l'Endella deve fare un punto solo. venerdì sera Io noi alle comunque 11 mi dissocio da sappiamo di tutti che e morte due, eh. morire. No, ma io infatti, oh, l'ho promesso dieci Mi dissocio volte. perché non mi sento di No, ma prendere in forse giro non la siamo gente. chiari, non è che stiamo dicendo che non. Siate più chiari. Non è che stiamo dicendo che ci salviamo, stiamo dicendo Venerdì sera. che se dobbiamo fare alcuni conti, così come ci è stato suggerito, il conto è, primo, l'Avellino non dovrebbe vincere con lo Spezia. Se l'Avellino vince, secondo me, è Io me finita. ne faccio un'altra prima di andare in pausa, ma se noi dovessimo arrivare ai playout, non si è convinto dei vincere? Beh sì, a questo punto sì. A questo punto sì, Perché poi quando benissimo. arrivi ai playout che le altre magari pensavano di salvarsi, tu Certo, pensavi di essere certo, retrocesso. certo. Pubblicità. Avevo paura di donare il sangue, ma poi con questo gesto ho aiutato Elena, Filippo, Samir, ma anche molte altre persone.
Goditi solo il meglio del sole. Ricciutelli Giampiero dal 1966 a Terni è leader in produzione e montaggio di tende da sole su misura per esterni, terrazze e balconi, sempre in armonia con lo stile della tua abitazione. Ricciutelli Giampiero è esclusivista Corradi con l'innovativo sistema Pergotenda, le strutture outdoor Bioclimatics, i gazebo e le vele per arredare l'esterno con un design ricercato. Goditi al meglio il tuo spazio esterno protetto dal sole e approfitta delle detrazioni fiscali del 65%. Ricciutelli Giampiero e a Terni, in strada di Recentino 62. Eccoci tornati in studio, scusate il cambio di look ma comincia a fa caldo. E allora, tanto per fare ordine prima di passare oltre, Lendella gioca prima col Frosinone e poi va a Novara. Quale Novara? Prima va a Perugia, come dicevamo prima, per cui dovrebbero essere tutte partite vere. Bene, ma tutte queste chiacchiere stanno a zero se l'Avellino venerdì sera non perde o massimo pareggia con lo Spezia. Se l'Avellino vince venerdì sera alle 11 potete tranquillamente staccare la spina. Io ve lo dico da amico, per me Avellino Spezia dopo 20 minuti stanno 2-0 l'Avellino. Per me è finita. Mettetevi l'anima in base, sentirete meglio. La diretta. Bene, possiamo andare avanti? Fischi per Bandecchi, diceva il prossimo titolo. Io aggiungo, caro Bandecchi, e adesso quali sono i tuoi programmi? Che ti inventi? Che ci racconti? Ci torni con l'elicottero a dirci che andiamo in Serie A? Eh? Hai visto che bello striscione che hanno fatto a Livorno? Hai visto? A distanza di anno ancora glielo dicono. Nonostante loro siano stati capaci di non farlo insediare alla proprietà della loro squadra, dopo un anno ancora continuano a insultarlo fondamentalmente dagli spalti con striscioni dedicati a lui. La domanda è: come è successo? È stato inesperto o qualcos'altro? No, non ha speso i soldi per fare la serie. È stato devastante, cioè io vorrei che gli errori derivano da il puntare a spendere il meno possibile, se viene bene anche a guadagnarci, perché ti ricordo che la Ternana ha chiuso il mercato di luglio-agosto in attivo di 960.000 euro come da bilancio, quindi non è una voce, quindi l'ipotesi dell'esperienza o di essersi affidata a persone che hanno considerato male, tu non la consideri. Allora, Gigi, io questo discorso te l'ho già fatto. Se io non capisco niente di uno sport e non si sa per quale motivo al mondo, perché non è venuto un medico a dire Bandecchi, stai per morire, o compri la Ternana o muori. Allora il medico ti dice questo che faccio, compro la Ternana. Invece lui dice la scelta. No, lui ha deciso di comprare la Ternana, peraltro... Vabbè, con Longarini. Omaggio, oserei dire, no? Si è accollato, lo sappiamo, ha detto lui, si è accollato tipo 1.600.000 euro di debiti, ha detto. La teoria dell'inesperienza non sta in piedi, perché lui ha il girone d'andata per capire dove mettere le mani. E al mercato di gennaio sapeva che la squadra era gravemente deficitaria, quindi avrebbe dovuto mettere la grana. Allora posso capire che non la metti a giugno o luglio per inesperienza, perché pensi di poter fare transumanza con giocatori di fondi, mettere in piedi una squadretta che magari è la sorpresa del campionato, ma quando arriva a gennaio e stai in lotta piena per lo però c'era ancora, lui c'era ancora i suoi consiglieri a gennaio, sì ma la classifica la sai leggi? Cioè questo è uno, il calcio si fa con i soldi, è un grande imprenditore, dice che si è arrabbiato perché gli hanno dato via Discione, ecco, pensa un po' tu, ma questa era l'ennesima baggianata che ci ha raccontato. No, io volevo dire una cosa con il discorso di quindi l'esperienza. Qualora io mi trovassi, non si sa per quale ragione, a comprare una squadra di pallavolo di cui ti giuro devi affidare un professionista, non conosco nulla, non è che prendo a te che ci giocavamo al liceo in palestra. Invece lui ha preso un amico suo Stupo Cresci che faceva il portantino, poi allenava Andantino nelle categorie inferiori. Non era manco male come allenatore di Serie B, altra cosa. Non era manco tanto male, l'avevo pure mandato via a un certo punto, tanto perché non era tanto male. Io sto qui a mitigare la crudezza delle tue affermazioni. Io mi sono stufato perché mi sono sentito dare del gufo, dello scienziato, del capiscione, di tutto, di più.
da gente che innamorata delle baggianate, mi sto veramente censurando, sparate da questo signore, dalle baggianate sparate. Certo, perché a Livorno, che era pure il loro concittadino, manco gli hanno fatto arrivare sul portone della sede, subito. Noi qui invece a Terni è arrivato lo scicco con l'elicottero. Andiamo in Serie A. Appena visti i primi acquisti, abbiamo cominciato subito a dire: oh, noi. Però noi eravamo i gufi, i capiscioni, gli scienziati, quelli che c'erano prima erano tutti mercenari, e questi qui invece erano molto più forti, e tutti fr di Pokesci, che ancora Sandrone, ma Sandrone che pesa 40 kg, Sandrino, semmai, a parte, no? Sandrone, a parte questo, ma per dire Sandrone come fosse un amico tuo, perché? Per quale motivo? Allora, è uno che ti ha tenuto costantemente nelle ultime 2-3 posizioni della classifica, ma come fai a... Però le prime partite abbiamo giocato bene. Tre partite, certo. Cioè, parte già la seconda, la quarta, abbiamo 3 gol subito. Senza preparazione. Tu hai preso 3 gol a trasferta delle prime 3 di campionato. Ma la quarta mi pare ne presi 4, non mi ricordo. Ma il calcio si fa in due modi: o con i soldi, tanti, oppure con una grande programmazione. Questa è una squadra, è una società che non ha né programmato e né ha messo i soldi. Quindi era quasi matematico. Però dopo Bandecchi, infine, forse sto dicendo inesperto, perché Bandecchi, quando si è reso conto, ha preso Reposti come nel mercato del gennaio. Ha preso Riggioni. Sì, guarda caso, serio l'ha preso. Guarda caso, se ne è reso conto a mercato chiuso. Pio perché Vaccari, non sia mai. Tu prendi Pio Vaccari come rinforzo? Ma semmai Pio l'ottobre, no? Almeno 3 mesi all'estero. Siamo. Stanno mezzando questo come sono ammattito. Dai mano la squadra dopo l'esonero di Pokesci. Tu hai pigliato la botta stamattina col tamponamento e non stai. Forma, forse è quello, secondo me, perché ma poi scusa effettivamente sì. Quando ci sta chissà calore ci deve stare sempre il pompiere, forse la botta sarà quella, secondo me. Però io sono risentito perché che questo signore ci stava pigliando in giro tutti, noi abbiamo detto da subito e ci siamo pigliati gli insulti noi, lui, se quindi adesso ci sono i fischi per Bandecchi ampiamente documentati, noi non li possiamo mandare in onda perché c'è una legge che lo vieta, chi lo fa violando la legge, fate come vi pare, peraltro internet è pieno, andatevi a guardare lì, però non è che non ce li abbiamo, se ce li abbiamo, ce abbiamo tutto, dico che meglio tardi che mai, significa che però adesso io prima, appena finisce il campionato, io voglio sapere tutto per filo e per segno, quando è il budget, chi le allena, chi è lo staff, chi è il DS, qual è la programmazione, e appena vedo un giocatore, l'ennesimo Carneade preso tanto per fare numero, stavolta non provate a darci dei cuffi e dei capiscioni, uniti tutti insieme a fare pressione che o va in due direzioni, o rinzavisci, metti i soldi, fai una squadra competitiva con gente seria, no con i portantini e i capi di bomba, per capisse, oppure te ne vai. Lì, però non è possibile, che dico, no? È che attendi adesso, io non è che mi faccio interprete di questi, ma a parte scherzi, però si dice intanto un allenatore serio l'abbiamo preso, mo faremo una bella campagna acquisti, vediamolo insieme, perché De Cani probabilmente lavorerà insieme a Zavaglia, facciamo una bella squadra probabilmente per la Serie C, poi bisogna vediamo. Che girone ci mettono, è vero la Serie C è difficile, però se giocassimo un girone, diciamo, se quello, giriamo nel girone con le squadre B, centro non... Sì, ma così facendo, come per dire, sì, allora gli continuiamo a ridare fiducia per il secondo anno, io non ci sto, mi dispiace. Perché sembra quasi un discorso come dire vabbè dai, però ma quest'anno è andata male, siamo retrocessi, però io sono convinto no, perché sennò è come Longarini, io non gli do fiducia per niente, io lo sto facendo apposta, per me finisce qui, anzi era finita a giugno la fiducia, non c'è. Io infatti ti ho detto, ci sono due soluzioni. Anzi, scetticismo ho parlato di rinzavire, quindi però si vede, se voglio vedere chi compri, chi non compri, cioè, a quel punto dopo una settimana di calcio mercato ho già capito tutto, perché quest'anno dopo 3 giorni si era già capito tutto, quando stava qua tutto il fondi. Lì già si era capito tutto. Io non sto dicendo che penso che faranno. In quel caso sto dicendo che qualcuno attende, è convinto che adesso con un allenatore bravo, ma ci saranno, sai, io ti farei vedere, se dopo che tu chi lo dice non capisce di a un certo punto tu sei fortunato perché i social non li segui, stanno gruppi i gruppi, no, i singoli persone, gruppi, io sto con Bandecchi,
Ma a fa che stai con Bandecchi? A che cosa stai a fare con Bandecchi? Le nozze coi fighi? Che stai a fare con... Veramente, mi sto accalorando. Pigliala tu la ternaria, io ti risponderebbe ecco, qualcuno. La risposta posso le chiavi? A 0 euro, paga la fideiussione per iscrivermi, poi ci penso. Forse in Serie B l'avremmo preso, in Serie C no. Poi ci no, lo sai qual è. Io ribadisco, riguardatevi l'intervista rilasciata da Longarini quando è venuto qua per una questione legale al Tribunale di Terni, in cui disse, vedi, io ho lasciato la Ternana in sintesi, tra le varie cose che ha detto, perché era una squadra che costava 9 milioni e mezzo di euro l'anno e ne fatturava 6. Ok, così la sì. Sua Ternana, questa di Bandecchi a 6 ci arriva, ma per carità non ci arriva. A febbraio Bandecchi ha detto, se il problema è il cambio di denominazione del nome, cioè di togliere Mugosano, lo togliamo subito. Allora lo se tu, subito, la prima cosa che deve fare quando sarà retrocessione, un minuto dopo deve dire, io iscrivo la squadra in Serie C, si chiamerà Ternana, tolgo il nome Unicusano. Questa è la prima cosa. Poi mentre se torniamo invece, in Serie B la chiamiamo Unicusano. No, mentre invece probabilmente che succederà? Che noi il prossimo anno in C ci chiameremo Unicusano T. Questo è il punto principale. Beh, non è detto. Beh, tu vedrai. Speriamo di no, perché... Allora, le ha mantenute le parole? Ha mantenuto la parola Bandecchi? Adesso non scherziamo. In una stagione, secondo te... Questa Gigi. Ci sono le condizioni per dire che ha mantenuto le promesse o ha mantenuto la parola? Non penso no. Che è sulla piazza. Quindi vedrai che succederà. Lui dovrebbe dire un minuto dopo la retrocessione, da domani, la denominazione sociale sarà Ternana. Cambio, rimetto lo vecchio simbolo, il vecchio stemma e tutto quanto. Punto. Secondo dovrebbe dire, firmano Tremolata, giocatori più rappresentativi rimangono tutti. Terzo dovrebbe dire, Tiscione, Capitani... Marino, Sbobbone, Bob Marley, scorrendo a casa. Quarto dovrebbe dire, allora io a luglio faccio una squadra per stravincere. E però se non la fate in Serie B con contributi, perché non lo farà, guarda, non si può, lui non farà una squadra per tornare in Serie B in carrozza, te lo dico io. Magari per giocarsela pure, no, assolutamente. Però per tornare in Serie B in carrozza no, ma sono convinto anch'io. E ci chiamerà Unicusano T. E ci chiamerà Unicusano T. Questo non ci credo. C'ho forti dubbi, Gigi, c'ho forti dubbi. Non lo so. Io le chiacchiere stanno a zero, i fatti sono che questo è arrivato, ha preso la Ternana gratis, ha sbandierato Serie A in 2 anni e ci ha fatto retrocedere al primo colpo, tum, secco, chirurgico, un genio, veramente. Questo è un imprenditore. Dopo che eravamo 4-5 anni che pur lottando tutti come cani, tanto ci salvavamo, lui è arrivato in un minuto, pum pum, retrocedere, bravo. Bravo e bravi soprattutto quelli che gli vanno appresso. Io sto con Bandecchi, i fr di Pochesci. Bravi. Ancora gli stanno. C'è gente che ancora sostiene che con Pochesci saremmo salvati. Che la colpa è stato mandarlo via. Purtroppo la gente è questa. Però ti ricordi che senza richiamare Umberto, io ti dico sempre da tanti anni: il calcio non è per tutti. No, a parte quello, che lo dice l'avvocato Carignani, questo non posso. Lì c'è un copyright. Io dico sempre che di calcio e di politica purtroppo parlano tutti. Degli altri argomenti. Invece, per esempio, no? Se tu senti parlare di scacchi, sto zitto. No, ma perché non deve... invece di calcio me l'hanno capito tutti. Non è così. Ma mica perché io capisco. Cioè, sì, però da te non era credibile. Detta così. Però no, ma anche perché io sono modesto, nel senso io so di capire di poche cose. Ma non è questo. Sai che succede, Gigi? La prima cosa che faranno, venderanno Montalto. La prima cosa vendono Montalto perché i soldi della cessione di Montalto. Se non è già ceduto. Se non è già ceduto. Perché serviranno per finanziare la prossima stagione, perché quei soldi di Montalto ci fai una stagione di bassa serie C. Insomma, via, fanno 30 anni. Perché allora, se tu sei serio, ti ho detto che deve fare queste tre cose. Primo, cambio denominazione, ritorno a Ternana 1925. Secondo, dichiarazione pubblica, tengo Tremolata e Montalto. Prima cosa, oltre che a Decanio. Terzo, faccio una squadra per tornare subito su. Per ammazzare il campionato. Ma in carrozza però di tornare su. Perché però li compra a luglio i giocatori. No, alla fine d'agosto. Ma comunque, malgrado questo, io non gli do fiducia. Diciamo Montalto no, perché ha fatto 20 gol in Serie B, però magari un attaccante che in Serie C fa la differenza. Certo che fa la differenza. Ma non succederà mai. Non succederà mai. Ma anche perché tu sei un imprenditore. Prendi una... Chiunque... È il primo fa anno impresa, è il primo anno si investe su una società, ma che fai? Prendi una società per risparmiare, ma qua non si può dire in televisione, però insomma qui risparmiano su tutto, tra un po' penso che risparmieranno anche sulla carta igienica, non è possibile
programmare, pianificare così. Noi purtroppo non abbiamo l'expertise del Chievo piuttosto che del Cittadella. E poi sai che tu puoi fare anche una squadra risparmiando, però devi azzeccare le mosse. È quello che ti ho detto adesso, cioè non siamo né il Chievo e né il Cittadella, che hanno direttori sportivi che ci capiscono di calcio e fanno costantemente le nozze con i fichi secchi. Noi non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo praticamente mai avuti, quindi il problema è semplicemente che questa è una proprietà totalmente... incapace in questo anno di aver dato comunque una continuità. Poi non abbiamo neanche, se non come ci si dice quella parola che voi usate su internet per dire che una persona ha una buona reputazione quando vende? C'è una parola che usate questi dei venditori? Il feedback, ecco, non abbiamo neanche un feedback positivo con altre squadre, perché sai, queste sono società serie che sanno che se gli affidano un giocatore promettente lo valorizzano, lo fanno. Noi questo feedback, come dite voi, in due anni la Roma ci ha dato prima di Livio. Stanno fatto un bel campionato. A Terni si è depresso. Quest'anno Bordino che ha fatto la bellezza di tre presenze. Infatti. Perché ti dovrebbero Gigli, quello della Fiorentina, non l'abbiamo mai visto. No, è andato io, abbiamo fatto giocare a Plizzari, penso, fino a che non ha raggiunto il minutaggio. Plizzari l'abbiamo valorizzato fino a un certo punto, perché a un certo punto l'abbiamo levato quasi fosse il colpevole. Vabbè, è del Milan, un'altra società importante. Perché i giocatori invece della Ternana? Io ho rivisto l'altro giorno la conferenza di Pochesci dopo il Partizani, disse: farò esordire Canalicchio, diventerà un grandissimo giocatore. Che fine hanno fatto? Allora, in queste ultime due partite, perché poi se venerdì sera l'Avellino dovesse vincere con lo Spezia è finita, allora facciamo giocare Mazzarani, facciamo giocare i ragazzi. Ma non mi pare dei cani del tipo, comunque può darsi che lo farà. Dice Mazzarani sia bravo, ma chi se ne frega, non è amico mio, dico pure, no? Nemmeno certo mio, se però. L'ultima partita da retrocessi esordisce qualcuno, me ne posso. Tu la vedi? Purtroppo sì, perché dobbiamo fare la trasmissione, perché sennò da mo che avevo staccato. Però la dormitina ce la scrocchi. Ma sicuro. Da mo che avevo staccato, se era per me, va bene. Verso il trentesimo del secondo tempo siamo arrivati sull'1-1 con l'Avellino da Giara Trocessi. Non vedi che non te prendi magari qualcosa 0-0, che stai comodo. Ma poi sulla digestione, sull'1-1 la partita è già sistemata. Le sostituzioni fatte da tutte e due le squadre, la peggio è quando giocano la domenica. Qualche volta ancora peggio lì, perché pranzo della domenica alle 3 la partita, sull'1-1 Giara Trocessi con l'Avellino, dai su. Non ce la fai, sicuro. Ecco, se devo dare un salvo incidenti sui se, spalti, se devo dire una cosa positiva di Pochesci, che non mi ha fatto addormentare. Quello è vero. Quello è vero. Abbiamo detto, ma Pochesci adesso. Peccato che il calcio è un'altra cosa. Alcune cose le ha fatte anche bene, ma non può fare l'allenatore in questo momento in Serie B. Ecco, secondo me le partite, qualche partita, la lettura della partita in corso non era male. Dopo stanno altri fattori, cioè bisogna essere morigerati nelle dichiarazioni. Bisogna fare non ricominciamo. Si augurare la fase difensiva. Comunque io vi prometto, siamo arrivati alla fine, quindi ti saluto e ringrazio Gigi, ringrazio Gianni, ringrazio voi che ci avete seguito. Vi prometto una cosa, che le prossime partite, come vada insulteremo, criticheremo pesantemente la società Bandecchi e tutta la compagnia cantante, perché deve andare a rullone ormai questa cosa. Quindi dopo questa cosa ci guardano sicuro. Sei pure furbo. Se gli interessa, se invece sono quelli che io sto con Bandecchi e Frodi Pochesci, e non ci guarderà. Però io verrò raro, perché sto no guasto di più, e oggi ancora mi tengo. Poi ogni partita mi monta di più la carogna, che è d'agosto. Speriamo che finisce presto. Alla prossima!